Gentilissimi telespettatori, a questa nuova puntata di Cal Venus del nostro programma dedicato alla bellezza e al benessere. Indovinate un po', come di consueto ci troviamo in centro di Perugia, in piazza 4 novembre, presso lo atelier, il meraviglioso atelier, nuovo meraviglioso atelier di Lucesio Mattioli, il genio dei geni. Sì, io lo dico sempre perché è vero, quindi bisogna dirlo. Grazie. Allora, con noi, tanto per cambiare, c'è Iona, ma noi siamo felicissimi. Perché io voglio far vedere tutte le trasformazioni che riesco perché a fare. Perché Iona, come dicevo prima, dietro alle quinte, si trasforma. Ma sei tu, Lucesio, che riesci, no, te lo dico io, perché ogni volta a farla faccio nuova. Faccio venire sempre Iona, perché Iona, qualsiasi cosa fai, resta bene. Ah, tu dici, qualsiasi cosa fai, è troppo bella. È bella di suo, dunque. Come stai, Iona? Tutto bene, voi? Saluta i nostri cari telespettatori che ci seguono e ci amano tanto. Ciao a tutti. Scusa, che sorpresa è oggi per i nostri cari telespettatori? Perché sai, è una bellissima sorpresa, perché credo che a Iona l'ultima volta abbiamo fatto un taglio, non mi ricordo bene se io mi sono perso un taglio, una piega, un'acconciatura, non lo so, però era mossa, aveva tipo un'ondulazione così. Però nel frattempo abbiamo fatto crescere i capelli, perché lei ci voleva far allungare un po' i capelli. Quelle crescono, abbiamo fatto anche crescere i capelli, abbiamo cambiato colore, perché andiamo verso l'estate, verso la bella stagione, abbiamo fatto questo colore che direi che è meraviglioso, con questa base, con una punta diramata, abbiamo preso, bellissimo, tenuto conto della sua base sua naturale, però l'abbiamo sfumata con del ramato e poi sulle lunghezze abbiamo creato questo gioco di colori, con un bel degradé che arriva a un biondo dorato nella punta. Io devo dire che è un lavoro molto bello, ma sempre grazie alla sua base naturale, alla sua natura. Poi, che bellissima. Adesso abbiamo deciso di farli crescere, questi capelli sono cresciuti abbastanza, però bisogna aggiustare un po' il taglio, perché vorrei una cosa, è una linea più definita, soprattutto nella parte in fondo, vorrei una cosa più geometrica nella parte finale. Mentre invece qui andrò leggermente a scalarla, a sfumarla un po', per avere questo effetto. A lei sta bene un effetto un pochino più lungo, qui c'è il viso abbastanza tondo in questo punto qui, sta bene con questa punta un po' più lunga, o dietro all'orecchio come sempre, che si vede il suo bel viso. Si allunga leggermente, esatto. Dunque porto tutti i capelli all'indietro e vado subito a togliere una parte di lunghezza qui in fondo, sempre con la punta dei pollici. Oggi tagliamo sui capelli asciutti, perché vi ricordo che Lucesio ha questa tecnica particolare di tagliare i capelli sui capelli asciutti. Sì, mi piace tagliare asciutti perché vedo già quasi il risultato finale e poi riesco a personalizzare di più il taglio sul viso, perché è importante, quando il capello è bagnato sì, è più difficile personalizzare. Certo, però è più difficile da tagliare. Sì, più difficile, però insomma ormai però io più facile ormai sono abituato, dunque lo faccio con piacere questa cosa qui. Perché sei geniale.
Ma perché come in tutte le cose che fai. Mi piace e così la cliente poi si vede, in questo caso Iona si vede già. Che ne pensi? Io? Riesce sempre comunque a stupirci. È un continuo. Iona è talmente è carina un continuo con noi, stupire. Gentile. Tu sei molto gentile, quindi come si fa a non esserlo con te? Mica tutti, mica non sempre sono gentile. Qualcuno dice che sono scorbutico. Io dico che tu sei molto gentile. A me mi interessa o il tuo parere poi anche il parere di Iona. Iona, che ne pensi? Con me lui è molto carino sempre. Evidentemente poi ci piacciamo l'un l'altro e riusciamo comunque a dare questa simpatia. Vedi anche che carino, qui. Cara. Due grazie, contro Iona. Uno, Lucezia. Grazie, Iona. Sei veramente gentilissima. Adesso sto togliendo solo un po' di volume qua, per rendere questa parte un po' più aderente. Dunque, stiamo preparando il taglio per l'estate. Certo. Come vanno? Questi tagli, Lucezio, in questa estate? Stiamo facendo questa leggera scalatura perché rispetto a prima, che erano tagli un po' più definiti, un pochino più, diciamo, più pieni, più carré, sono per quest'estate c'è anche questo effetto di morbidezza, scalatura. Dunque abbiamo fatto crescere la lunghezza e poi adesso stiamo scalando per avere questo effetto, ma solo nella parte finale, perché la parte davanti mi piace lasciarla abbastanza lunga, poi perché vorrei mantenere questo colore che le sta molto bene. Questo è un colore stupendo, bellissimo. È un bel colore. Sei d'accordo, sì. Io? Sì, poi si addice molto al mio viso. Un bel colore chiaro. Ma devo dire che... La tua pelle. Sì. Devo dire che... Ti vedi bella, scusa. Prego. Ti vedi bella? Sì, abbastanza. Scusa, Lucezio, devo dire? No. Non mi ricordo che stavamo dicendo. Scusa, la colpa è mia. Mi ha interrotto mia. Adesso devo invece di dire che cosa una posso fare adesso Lucezio per rimediare, secondo invece voi? Invece di dire una fesseria devo riniziare il discorso. Dunque... Quando ti viene in mente però bloccami. Evito perché sennò direi una fesseria. E diccela. E cerco di curare di più il taglio adesso allora. Le fesserie ne diciamo tanto, ma tutti diciamo che se dire. Ma ci stanno bugie. Bene. No, io non mi sa che non le dice bugie. Le dice no. Bugie io, no? Quelle a fin di. Noi parliamo sempre di bugie a fin di bene. Ah, beh, certo, voglia. Socrate diceva che vanno dette quando ci vogliono, quindi l'ha detto Socrate. Io non lo so, tu le dici? Io a volte quando è necessario lo dico, ah, sì. Ah, sei amica di Socrate. Allora. Certo. Quelle salutari. Quelle bugie sarebbero le bugie. Certo, sì, sono a fin le di dolci bene, no? Bugie a fin di bene e vanno dette. Bene. Dunque impara a dire le bugie, Iona. Quelle a fin di bene. Quelle che dice Socrate però, eh? Non sprecare neanche un secondo della vita, vero Lucezio? Tu sei un lavoratore di quelli proprio. Io sto sempre di notte viaggio e il giorno vengo al lavoro. Di notte viaggi? Sì, e quando dormi? Mai. No, dormo. Dormo come tutti, ma. Certo, un po' meno dici. Però molte volte sono fuori. È per questo che sei così bello. Per lavoro. È per questo che sei così bello, perché dormi poco. Può darsi. Ecco l'elisir. Ma no, dice che non fa bene dormire. È vero, poco. È vero. Bisogna dormire, no? Sì. Così mi dicono. È vero, no? Il sonno è importantissimo per rigenerare il cervello, la pelle. Iona, ma quante pillole di saggezza. Quante ore dormi a notte, Iona? Molte.
volte. Cioè? 10-12. Ma vai a dormire presto? Ho bisogno di dormire. Ma si vede, guarda come è tutta rilassata, guarda la pelle. Sì, concordo. E con il fidanzato quando ci stai, Irena? La mattina, appena mi sveglio. Ah, sì? Oggi veramente mi piace. No, le nostre puntate sono tutte bellissime, però poi ci sono quelle un po' con un po' di pepe. È il sole. Ne abbiamo bisogno. Il primo sole ci fa. Il primo sole è come il primo amore. Ci fa sorridere. Lucesio, il primo sole è come il primo amore. Ti ricordi tu il primo amore? Io sì. Sì? E come te lo ricordi il tuo primo amore? È stato bello? Molto. No, il primo amore non si dimentica mai. E che cosa che ti è rimasto impresso del tuo primo amore? Tutto, qualsiasi cosa. Dalle piccolezze, ma credo che questo vale per tutti. Il primo amore è indimenticabile, perché sono quegli amori innocenti. E tu, Iona? Anche io me lo ricordo, molto bello. Sì. Innocente. Sì, un po' travagliato, va bene, fa parte del mio essere. A te piace cambiare, quindi. O me lo hai detto tu prima, Iona, altrimenti non mi permetterei mai. No, assolutamente. Hai pienamente ragione, abbiamo fatto un po' di chiacchiere dietro le quinte. Io indago, capito, per poi approfondire durante la trasmissione. Capito il trucchetto qual è? Gadget, eh? L'ispettore. 007. Noi scherziamo, ci piace tanto scherzare, tanto, vero Lucesio? Sì, molto. Allunga perché la vita, sorridere, ridere fa molto bene, si liberano le endorfine, quindi dovete allunga sorridere alla vita. Bravo, poi Lucesio scherza tantissimo, venite qua perché i suoi scherzi sono veramente... Io rido con il mal di pancia. È vero, Iona? Sì. Poi lui ride, mi piace proprio ridere. Io sono convinto di ridere, mi riguardo nelle foto, sono serio. Specialmente quando mette le parrucche, è una cosa veramente, vero Lucesio? No, perché sono convinto di ridere e mi rivedo serio, ho un muso lungo. Però fai ridere noi, questo è bello. Io vedevo... Perdonateci qualche risatina, magari un po'. Vesti anche e lei bene. Sembra un'altra già. Davvero? Adesso chi sei che non ti conosco? Piastra. Adesso ci inventiamo un nuovo nome per ogni puntata che cambiamo. Che come? Nome ti piacerebbe? Non so. Cosa mi potrebbe star bene con questa taglia? Rifletto, eh? Valentina. Come? Valentina! Assomiglia un po' a fumetta, no? Valentina! Ok, ci siamo. Ma già hai fatto? Sì, ho fatto. Che cosa vorresti dire a Valentina, quindi? Dimmi. Cerca di pettinartelo sempre così perché stai benissimo. Grazie. Quindi bene, nella nostra puntata abbiamo avuto oggi Valentina. La bellissima Valentina, veramente perché... Infatti è nuova Lucesio, che le vogliamo dire? Grazie Valentina. Chi vorresti salutare Valentina? Sempre voi, che siete carinissimi nei miei confronti e gentilissimi. E dunque Lucesio, che cosa vorresti dire oggi in chiusura ai nostri cari telespettatori? Curate i capelli perché andiamo verso l'estate. Attenzione, prodotti solari prima di esporsi al sole. Maschere per idratare il capello e venitemi a trovare. E quindi mi raccomando, ovviamente venite a trovare Lucesio in questo bellissimo salone e seguite sempre i suoi suggerimenti. Ringraziamo Valentina, io ringrazio il nostro bravissimo Lucesio, ringrazio voi e alla prossima con Calvenus, Lucesio Mattioli. Arrivederci. Ciao.